Amici di Telegolfo, ben ritrovati, benvenuti al Pala Borrelli di Scauri. Undicesima giornata del campionato di Serie B, le immagini di Tiziana Palombi sono già lì sul parquet di gioco dove si incontrano Basket Scauri e Virtus Arechi Salerno. I due arbitri della gara, il signor Francesco Praticò di Reggio Calabria e Fabri Giacomo di Cecina, provincia di Livorno. Già in campo Scauri e Arechi Salerno, un Salerno secondo in classifica, 6 punti più di Scauri. È uno Scauri che è in serie negativa ormai da 3 giornate, uscito sconfitto sul campo della Viola Reggio Calabria. Andiamo a conoscere le squadre in campo, iniziando ovviamente dagli ospiti. Col numero 0 Lorenzo Tortù, col 3 Visnic, 11 Melchiorri, 12 Zumbel, 13 Antonaci, 15 Paci, 19 Cucco, 22 Maggio, 24 Corvo, 33 Leggio, 47 Diomede e 77 Sanna. Ovviamente tutti agli ordini di coach Orlando Menduto. Dall'altra parte la squadra di casa di coach Enrico Fabri si presenta con lo 0 Mattia Ciman, 5 il capitano Dante Diciotti, 7 Alessio Policari, 8 Abel Kader Atata, 9 Antonio Gallo, 10 Luca Granata, 12 Gioele Moretti, 14 Guglielmo Nicolas Laguzzi, 23 Federico Casoni, 32 Marco Milisajevic, 35 Andrea Longobardi e 55 Lorenzo Scampone. Bisogna crederci, questo chiedono i tifosi ai giocatori dello Scauri, e in realtà è uno Scauri che è fermo ormai da qualche giornata, è uno Scauri che comunque è in media classifica, 10 punti non sono da buttare via a questo punto del campionato, ma è uno Scauri che deve ricominciare a correre. Forse non è l'avversario giusto quello di stasera, che porta al Pallaborelli un Salerno agguerrito, un Salerno costruito per fare bene, anzi benissimo in questo campionato, e perché no, cercare il salto di categoria. Basti pensare che il rullino di marcia della squadra ospite fuori casa vanta 4 vittorie esterne e una sola sconfitta al cospetto della Lus Roma, quindi grandi campi espugnati come quello di Napoli, come quello di Palermo. Non è l'ultima arrivata la squadra salernitana, anche perché ci sono giocatori che hanno giocato la A2, c'è Roberto Maggio che addirittura è un esperto in promozioni, lui che l'ha trovata sia a Napoli che a Piacenza la promozione in A2. Si attendono i quintetti. Maglia rosso-blu per il Salerno, stile blaugrana del Barcellona, mentre lo Scauri in classica canotta bianca. Saranno sicuramente dei 5 iniziali: Moretti, Gallo, Laguzzi, completano il quadro Ciman e Longobardi. Coriciotti che rimane fermo ancora al palo, non si è ancora ripreso del tutto il capitano dal recente infortunio, mentre Maggio, Diomede, col 15 Paci, col 77 Sanna e con il 33 Leggio, i 5 della squadra ospite. Tutto pronto per palla 2 allora. Paci, Maggio, Legge, Diomede e Sanna per coach Menduto. Longobardi, Laguzzi, Gallo, Moretti e Ciman per coach Enrico Fabri. Tutto pronto.
tra poco saliranno in cielo 14 e 15 per prendersi il pallone, il primo pallone della gara. Il pallone è conquistato da Raguzzi, muore, è Gallo a portare il pallone, appoggiato da Longobardi, poi Moretti, ma Moretti si fa vedere Longobardi, uno dei migliori in questo frangente della stagione per Scauri, è proprio lui ad andare sotto canestro e a mettere dentro i primi due punti scauresi. Riparte Maggio, l'ex Napoli, al cospetto di un altro giocatore, proprio ex cuore Napoli, Gallo. Chiaramente Gallo è in prestito da Scauri, mentre Maggio ha preso altre strade, lui che comunque a Napoli ha conquistato la vittoria del campionato due anni fa. Tanto sotto canestro, proprio Gallo si prende il pallone, un attimo rimbalzo, quindi è costo costo, smista per Ciman, va la bomba di Ciman, solo Ferro, un po' nulla in questo caso. Allora riparte Maggio per il numero 77 Sanna, nasconde il pallone, poi la gioca sul Leggio, fermo Leggio, poi preferisce giocarla da solo Paci, prova a partire da solo Paci, saluta Raguzzi, appoggia dentro, ottima azione del pivot di Salerno, Salerno che addirittura ha tre pivot in squadra, giocatori che spesso scarseggiano, invece ne ha piene mani, faccio venduto. Il tiro di Gallo che torna praticamente a rimbalzo da solo, si prende il pallone, appoggia dentro, 4 Scauri, 2 Salerno, Leggio prova a smistare il pallone, trova in Maggio, poi prova a girarsi su Longobardi, va al tiro, passi per Leggio, lui da fare per il numero 33 ospite, la tira Longobardi per Gallo. Con calma il playmaker di coach Enrico Fabbri. Longobardi va al tiro, dentro il suo pallone. Ottima risposta di Scauri in questo inizio di gara, 7-56, 6-2. Maggio appoggia sul Leggio, Paci. E qui si perde il pallone di Amede e qui scatta in piedi coach Menduto, quasi a suggerire il passaggio sui giocatori. È arrivato lo scorso anno al posto di coach Paternoster Menduto, è stato poi riconfermato alla guida di questo Salerno, lo scorso anno fece vedere ottime cose nel campionato di Serie B, quest'anno si ripresenta come una certezza, una costante per cercare il salto di categoria. Bello il giro palla, la lavora bene in questo caso il numero 47 di Omede, insacca il 6-4. La penetrazione di Gallo, poi deve scaricare fuori Moretti, suo tiro il Ferro, poi tocca la Guzzi, può solo appoggiare fuori pivot ex Venapro, quest'anno in forza Scauri, senza infame e senza lode la sua stagione fin qui. Pallone giocato su Diomede, ritorna poi su Maggio, va il pivot, prova a prendersi metri, Paci a toccare di girarsi sulla Guzzi, in qualche modo forse passi anche in questo caso per Paci che ha preso letteralmente a testate la Guzzi. La Guzzi paga la differenza di peso, 3-2. Longobardi per Ciman, prese con Leggio, prova la penetrazione Ciman, il tiro forzato, fuori il pallone per lui, riparte subito dall'altra parte di Omede, si ferma, un libero movimento per lui, il Ferro, poi Moretti si prende il pallone, Gallo sale il playmaker di Scauri, si fa vedere Ciman, seguito a ruota da Sanna, Moretti va al tiro, fallo più canestro, fallo di Diomede, incredulo in questo frangente, commette il suo primo fallo e bomba per Moretti che praticamente ha trovato anche il libro aggiuntivo. Sale a 8 Scauri dopo che aveva messo in pari le cose Salerno,
Moretti, il suo libero dentro il pallone, firma questa tripletta anche se a rate. Parte Maggio, poggiato su Paci, Diomede prova a scattare in solitario, Diomede passaggio all'indietro proprio per Maggio, la giocata poi si gira bene Paci in aria, nulla da fare. Longobardi conquista un ottimo rimbalzo, Ciman poteva tirare, ci ha pensato forse, preferito giocarla. Gallo, blocco di Laguzzi, Gallo va al tiro, dentro la tripla che fa sobbalzare in piedi tutta la panca di casa. 12-6 a 5-19, quasi al giro di boa del primo quarto. L'arbitro blocca tutto, ha visto un fallo in aria. Moretti interviene su Diomede, commette fallo, primo fallo anche di Moretti. Pallone che riparte, 16 secondi per attaccare. Maggio poggio su Diomede che trova il ferro, poi palla fuori, nulla a fare per lui. Ottimo l'approccio alla gara di Diomede, Manuel Diomede. Moretti prova a nascondere il pallone, prova a sfruttare il blocco, si rimane libero, Ciman potrebbe tirare, lo fa, palla sul ferro, allora riparte Maggio in verticale, Sanna prova le vie centrali, Paci, poi Diomede, blocco verso Paci, bello il tiro, poi Ciman lo è conquistato per lui, quasi un passaggio a parte di Paci, allora chiama il time out con Cementuto. Moretti cerca la tripla, ferro non gli sorride, la palla ferma e si riparte con Maggio che la gioca per Diomede, i piattini vinto la squadra sia Maggio che Diomede, porta a passeggio la Cuzzi, adesso Maggio, pallone che arriva tra le braccia di Longobardi che va al tiro, il ferro non va a fare per lui, non riesce a capitalizzare, allora Sanne già dall'altra parte, commette fallo su di lui Gallo, pronto a rientrare in campo ad esordire Tortù, fuori Paci, dentro Tortù, alla grande Lorenzo Tortù. Mentre sarà Sanna a giocare il pallone, Salerno si è presentato qui alla Pallaborelli praticamente con giocatori che spesso e volentieri arrivano alla doppia cifra nelle realizzazioni, ben 4 nel roster, quindi ottimi marcatori, bocche di fuoco, devono chiamarle così. Tanto a Maggio alle prese con Longobardi, però Longobardi in marcatura su play, qui paga pegno perché Tortù è marcato da Gallo, arriva al doppio Laguzzi, Diomede, ferro, poi Ciman va a beccare un altro rimbalzo, 12-6 a 3-18 alla fine del primo quarto. Gallo guarda una certa libertà, poi bello il passaggio sotto per Longobardi che manda fuori il giro su e quindi obbliga al time out Menduto, che ce l'ha soprattutto con Leggio. Arrivano in panchina i giocatori della squadra ospite, panchina anche quelli dello Scauri, 14-6, un parziale fin troppo largo per lo Scauri in questo inizio di primo quarto. Salerno sembra ancora non aver ingranato, non aver trovato la giusta alchimia. Ovviamente sono giocatori molto pericolosi che si iniziano a giocare, veramente faranno vedere belle cose. Termine il time out, giocatori in campo.
190 secondi per chiudere questo primo periodo. Viene giocato verso Maggio, piccolo Trotto lo accompagna quasi, Gallo che si scalda di ciocchi, Trotto si gira bene, va ad appoggiare dentro questa volta, 14-8, passaggio per Longobardi, porta su palla, arriva Gallo a rimorchio, era marcatissimo il playmaker momento della battuta, Ciman tutto chiuso, però Raguzzi cerca il varco, quasi schiaffeggia il pallone per lanciarlo a Longobardi che non trova però la realizzazione della linea pesante. Sanna, anzi Leggio, va ad appoggiare a canestro, Leggio mette dentro il 14-10, sembra essersi ripreso Salerno dopo il time out. Già 4 punti contro gli 0 di Scauri. Moretti rimette un po' in pari le cose, 4-3 in questo mini parziale, 17-10, 2 minuti. Pronto ad entrare Zumbel. Qui c'è il fallo di Moretti, secondo fallo personale di Gioele Moretti. Sarà Sanna a giocarla, per Maggio la gioca verso Leggio, il tiro da lunga distanza bellissimo a realizzare una tripla che porta sul 17-13 le due formazioni, siamo lì in un fazzoletto, 3 punti gli do le due formazioni, quei 3 punti li ha messi Moretti. Longobardi per cercare l'assolo, trova solo il ferro adesso, basta le percentuali di realizzazione, Leggio potrebbe mettere in pari le cose, lo fa, 17-16, nonostante la tripla c'è un punto in meno per il Salerno, 1:29 da giocare, 89 secondi, praticamente nel giro di 210 secondi ha messo dentro 6 punti, anzi 7 punti la squadra ospite, passando dal 14-6 al 17-16. Fa sentire Coach Menduto dai suoi mentre entrerà Ricciotti dall'altra parte dopo il time out, sicuramente al posto di Gallo. Termina il time out, si torna dentro, anzi no, non esce Gallo, bensì va in panca Ciman, dopo play potremmo così dire per coach Enrico Fabbri, mentre sarà Moretti a giocare il pallone, si parte con Ricciotti, alle prese con Zumbel, viene in campo anche Maggio, coach Menduto, Zumbel ha preso in consegna Ricciotti, è andato in panca Diomede per la squadra ospite, allora riparte Maggio in avanti sulla verticale per Sanna che abbatte Longobardi, sfondo per lui. Rimane nei pressi Sanna, stretto i denti, non era d'accordo con la scelta del direttore di gara, bravo Longobardi a trovarsi questo fallo, però riparte Ricciotti, intanto ha venduto indica Zumbel di marcare più da vicino Ricciotti, di togliergli l'ossigeno, Moretti cerca ancora una tripla, Ferro, poi Laguzzi non recupera il pallone al cospetto di Tortù, pallone per Leggio, cerca il varco il numero 33 ospite, poi insacca il sorpasso della squadra ospite
con il numero 33 Gianmarco Leggio. Ciotti appoggia su Longobardi, va al tiro ancora Ferro, anche meno di 20 secondi, dovrebbe essere l'ultima azione di questo primo quarto e Salerno si è già messo in avanti 17-18. Va al tiro Maggio, Ferro, pallone che rimane lì, Moretti può recuperare i secondi, va al tiro un po' forzato, non trova il canestro, ma termina qui il primo quarto 17-18, avanti il Salerno dopo che Scauri era stato ampiamente in avanti per buona parte del periodo. Questo periodo che sta per iniziare, sarà Zumbel a muovere il pallone per dare inizio ai secondi 10 minuti. Ok, si parte, il pallone lanciato verso Maggio, Ricciotti ruba il pallone, mette dentro, stupenda l'azione del capitano che firma il nuovo vantaggio scaurese. Maggio già dall'altra parte, intanto è entrato Casoni per il Basket Scauri, quindi Ricciotti, Moretti, Laguzzi, Casoni e Longobardi. Maggio, Leggio, Tortù, Sanna che adesso va a staccare a canestro e Zumbel per Salerno. Ciotti prova le prese con Zumbel, all'ordine di non lasciare ossigeno al capitano. Ciotti porta a passeggio il pallone, anche un po' di avversari se per questo. Prova a sfruttare un blocco, è tutto chiuso però, non c'è movimento. Allora deve andare in solitaria, butta via il pallone Longobardi, però lo recupera per un attimo, non trova però la via dal canestro. Dall'altra parte Maggio cerca la tripla, dentro il pallone, 20-22. Palla in possesso di Ricciotti. L'arbitro ha visto un fallo tra Sanna e Longobardi. Va fuori Longobardi e va fuori anche Sanna. In campo Gallo per Scauri, mentre nella squadra ospite fa il suo sorgio in gara il numero 11, si tratta di Melchiorri. Tanto Maggio alle prese con Moretti, trova il fallo più canestro. Maggio, tutta la propria classe in mostra. 19-25, dentro Ciman, fuori Moretti, terzo fallo personale per Moretti, adesso vedrà buona parte del secondo periodo dalla panca. E Maggio che addirittura può fare la tripla su questo pallone rimediato e messo dentro in maniera magica, infatti è così per Maggio che punisce Scauri, 19-26, più 7 per gli ospiti che adesso stanno mettendo un bel vantaggio concreto e serio. Laguzzi con il ritorno per Casoni, Ciman non trova sbocchi però Scauri in questo frangente, anticipato Ciman. Ciman 19-26 8-21, rimessa al lato per Scauri. Servito Ciman, problema di tirare, va Ciman, riesce a forzare, dentro il pallone per lui sulla sirena, solo i due punti, non tre. Accorcia le distanze, 26-21, già smistato il pallone, Melchiorri lo riconsegna a Maggio. Va Maggio, Tortù, è preso con Laguzzi, c'è il fallo di quest'ultimo, nulla a fare per Laguzzi.
quindi palla al lato per Leggio, che la gioca proprio sul numero 0 Tortù. Maggio inserisce per Zumbel, cerca la tripla, non va, là sotto Casoni, è bravo a prendersi il rimbalzo. Può ripartire Diciotti, mentre è pronto a rientrare Longobardi. Gallo, profondità, giro palla, Casoni cerca la tripla, impreciso, nulla da fare. Già dall'altra parte Tortù aggancia e mette dentro, no, non riesce nell'azione in solitaria, poi si riprende il pallone ma esce fuori dalla linea. Applausi per Tortù, veramente è mancato poco per mettere dentro la sfera. Fuori Laguzzi, dentro Longobardi. Fin qui perso gli scontri diretti Laguzzi con i dirimpettai. Casoni la mette sulla corsa per Diciotti, va il capitano, sale il gancio, nulla fare per la sua palla a rimorchio, non c'è fallo. Già dall'altra parte Maggio, le prese con Gallo, serve per Leggio, giro palla per Tortù, sotto con Longobardi che non riesce a chiudere il barco. 21-28, Gallo bravo a non farsi soffiare il pallone. Ciman si ferma, passaggio verso Longobardi che subisce fallo da parte di Tortù, che poi becca anche una gomitata nel movimento di Longobardi. Alla peggio in tutti i sensi, fallo e gomitata Tortù. Allora da giocare per Diciotti, 6-46, 21-28. Giocare con Longobardi, poi Gallo. Larga lui il gioco. Ancora Longobardi. Prese con Tortù. Subisce il fallo in questo caso. Parte di Tortù, secondo fallo personale nel giro della stessa azione. Bel duello contro Longobardi per Tortù. Pronto il cambio. Giocata per Casoni. Larga per Ciman. Bisogna tirare da lontanissimo Ciman. Il ferro, poi Tortù. Un ottimo rimbalzo per lui. Pronto a ripartire Maggio. Verticale per Zumbel. Leggio cerca la tripla. Trova il canestro. Veri e propri cecchini da lungo perimetro. 21-21, ma per gli ospiti. Ciotti per Gallo, appoggio per Ciman, torna il pallone a Gallo a cercare lui la lunga distanza, il ferro non la fare, scavi lì sotto, non ha rimbalzisti. Tortù per Leggio, finta di tiro, poi c'è il fallo di Gallo. Torna in campo Laguzzi mentre va fuori Tortù per Antonaci. Tutti in panca, però c'è il time out. Antonaci, prodotto del vivaio della Stella Azzurra, comanda in campo adesso Menduto sul più 10 per i suoi, quando mancano 5.50 a questo secondo periodo. Parziale che dice 4 punti per Scauri, 13 per Salerno. Un Scauri abbastanza fermo in questo frangente. Marcatori 2 punti per Diciotti, 5 per Gallo, 6 per Longobardi e 2 per Ciman. Mentre dall'altra parte già in doppia cifra Leggio, 13 punti, 6 per Maggio, 2 per Diomede, 2 per Sanna, 6 per 4 per Tortù e 4 per Paci. Paci ovviamente in panca da un bel po'. Entra in campo Antonaci,
dal Maggio porta a passeggio il pallone, poi l'apertura verso Melchiorri, il tiro di Melchiorri, nuova a fare per lui. Allora Ricciotti può prendersi il pallone, corre già dall'altra parte, va a passeggio la sfera, cerca, trova Longobardi, va al tiro, ferro e nulla di più per Scauri, mentre torna in campo anche Diomede. Gallo contro Ricciotti, Leggio prova a prendersi il varco e qui abbatte letteralmente Longobardi, non valido il suo canestro, butta via una bella azione in attacco, entra Diomede, primo fallo intanto per il numero 33 Leggio, mentre va poi Zumbel, va dentro il nuovo Diomede. Veramente a calcio venduto, ma il fallo era abbastanza grossolano in questo caso da parte di Leggio. Non so se poi le sue lamentele erano per questa situazione qua. Pallone per Gallo. Tanto sfondo questa volta commesso da Laguzzi. Abbatte Melchiorri. Pallone che torna al lato e giocabile per la squadra ospite. 31-21. Già partita la sfera per Diomede. Ancora passeggio da Maggio, Diomede taglia, poi cerca Melchiorri, va al tiro Melchiorri, il ferro, poi rimbalzo di Laguzzi, può ripartire Ricciotti, 4.35, arriva Ciman, non ci pensa su due volte, tira e mette dentro la tripla che toglie un po' di polvere dal canestro. Scauri era ferma da un bel po', mentre Maggio, eterno motorino, è già dall'altra parte, serve Melchiorri, passaggio a cercare Diomede, forse passi per lui, Longobardi, ancora un ottimo pallone recuperato per lui, stagione veramente sugli scudi, nelle prime 11 gare non ha mai peccato Longobardi, Regallo cerca la tripla, il ferro gli nega la soddisfazione, allora Maggio in possesso palla, cerca e trova il compagno di Marco Antonaci, poi Diomede va al tiro, trova altri punti, ben 3 in cascina per il 24-34, rispinge sul meno 10 Scauri, ci mette tanto la squadra di Calcio Fabbri a costruire, ci mette poco il Salerno a ripianare la cosa, maglia blaugrana del Barcellona, inganna tanto Laguzzi sotto, si prende un bel rimbalzo, poi subisce il fallo da parte di Antonaci. Lo squadra al bonus, fuori Maggio, dentro il numero 19 Cucco, Marco Cucco, altro bel elemento di questo Salerno. Laguzzi, primo tiro da solo, pallone però non risponde presente. Seconda possibilità per lui, pallone questa volta entra, 1 su 2, 25 Scauri, 34 Salerno. Cucco, invece con Ricciotti, appoggio su Antonaci. Arriva da Manforte Diomede, qui fuori il pallone del Melchiorri, non è d'accordo Maggio, diventa tutta la squadra del Salerno, qui l'arbitro va a richiamare ufficialmente Coccio Venduto.
si riparte con Gallo in possesso di palla. Sarà Ricciotti a giocarla. Pallone per Longobardi, fuori per Ricciotti che arriva a rimorchio in mezzo a tante maglie, però di colore rosso-blu, alla fine appoggia dentro Ricciotti. Parte il pallone per Cucco, finta di tiro da parte di Diomede, porta il pallone a passeggio. Salerno che comunque forza su questo pallone. Cucco poi là sotto, che pallone che si prende Leggio, prova il fallo di Longobardi, ma veramente un ottimo rimbalzo conquistato per lui. Liberi per Leggio, sale a 35 la squadra ospite, ancora una possibilità per giocarsi il pallone. Leggio dentro il pallone, mentre va fuori proprio il numero 33, torna in campo Tortù. Ripartirà Ricciotti allora con calma per esaurire questi due minuti della prima parte di gara. Va bene il Teccardo, Longobardi per Gallo, Ciman con appoggiato per Laguzzi, sale, mette dentro. 29 Scauri, 36 Salerno. Cucco per Antonaci, arriva da Monforte e Diomede, lo scambio tra i due, qui commette fallo Ciman che becca anche una bella spallata, ma il fallo è il suo. Allora liberi a disposizione del giocatore ospite. Maglia numero 13 di Dalla Lunetta, Antonaci. Primo tiro dentro. Seconda possibilità per lui. Pallone sul ferro, poi il rimbalzo è preda di Laguzzi, può far ripartire con calma i suoi. Ciman per Ricciotti, avanti per Longobardi, non riesce a trovare il barco Longobardi, deve appoggiarsi per forza fuori da Ricciotti. Poi Gallo, minuto e mezzo, Gallo sotto per Laguzzi, si gira bene, appoggia dentro, sfugge via Diomede. 31-37, è riuscito Scauri lo svantaggio che sembrava essere più largo in precedenza. Pallone portato da Cucco a cercare Tortù. Va Tortù, ha preso con Longobardi, si gira bene, trova il varco. Pallone recuperato da Scauri per un attimo nel chiore, più destro di tutti. Ma è finita l'azione a disposizione di Salerno. Time out, tutti in panca, chiamato il time out coach Menduto. 31-37, 47 secondi dal riposo lungo, un parziale che dice 14-19 in questo secondo quarto. Lo Scauri sotto di 5 punti dopo che era andato sotto di 1, 17-18 nel primo quarto. Al momento il migliore marcatore del Salerno è in panca, si tratta di Leggio, 15 punti. Lo Scauri è tutto sotto la doppia cifra, a 8 punti si avvicina a Longobardi, mentre a 7 Ciman. Termine il time out, di nuovo in campo le due formazioni. Già il bonus sia Scauri che Salerno, sintomo che si è alzato di tanto
il livello delle giocate, e se si va a leggere la statistica, Longobardi ha subito fin qui 5 falli. L'unico giocatore praticamente di scala che subito fallo, lui è un fallo Laguzzi, oltre a uno di Moretti, mentre 3 falli commessi da Moretti, 2 da Gallo e 2 da Laguzzi, questo di bottino, mentre Longobardi stranamente ha 0 falli. Ciman commette fallo su di lui, il numero 11 Melchiorri, primo fallo per lui. Allora Ciman va lì dalla lunetta per cercare 2 punti importanti che ridurrebbero ancora di più il gap, metterebbe Scauri in scia, pronto ad entrare Granata. Intanto Ciman, primo pallone dentro, seconda possibilità per lui, mentre è pronto ad entrare anche Sanna. Ciman 2 su 2, arriva il cambio, fuori Gallo, dentro Granata. Parte Cucco, 30 secondi da riposo, 33 Scauri, 37 Salerno. Cucco prova a sfruttare il blocco, non ci riesce, Longobardi per poco, poi Tortù cerca la tripla dentro. I tiratori dalla distanza di Salerno potrebbero tirare da casa oggi, sono precisi al massimo, ci provano spesso, 6 su 13 la media, mentre Scauri ha fatto un 3 su 21 che non tanto dà soddisfazione, mentre Tortù tira da lontanissimo. Finisce qui il secondo periodo, 33 a 40 per un Salerno che sta mettendo il largo tra sé e la squadra di casa. Si torna in campo per la seconda parte di gara. Scauri con Moretti, Ricciotti, Laguzzi, Longobardi e Ciman. Inizia adesso la partita con Maggio, Diomede, Tortù, Paci e Sanna. Invece la squadra del Salerno, ovviamente torna in campo Paci. Ciman cerca la bomba da fuori, non trova il canestro. 33 a 40 il punto di partenza. È giocato da Tortù, poi Maggio prova l'accelerazione, Longobardi anticipa tutti, conquista un ottimo pallone, parte Ricciotti già dall'altra parte, Moretti aggravato di 3 falli, torna in campo in questo terzo periodo, giro palla per Ciman, Longobardi prova la penetrazione, nasconde il pallone, non trova però poi il canestro, Laguzzi corregge dentro. Può ripartire allora Maggio, c'è il fallo però da parte di Ciman ai danni di Maggio, rimane in attacco Salerno, 8.57. a 35 a 40, 5 punti di divario tra le due formazioni. Maggio in qualche modo riesce a far passare il pallone per Sanna, va a tirare Sanna, mette dentro a canestro, questa ottima giocata per lui. Si riparte con Ricciotti, 35-42, capitano, forse c'è un po' di contatti in aria, Laguzzi sotto per Ricciotti, non riesce a intervenire sul pallone. Diomede già dall'altra parte, Tortù pronto ad entrare, sia Gallo che Granata, ne cambia due coach Fabbri, pallone del Paci, non riesce lui ad agganciare questa volta, fuori Ciman, dentro Granata, fuori Ricciotti, dentro Gallo.
Gallo in possesso palla, poi Moretti. Gallo ancora per Longobardi. Longobardi prova a aprirsi il varco su Tortù, il suo gancio non lo va a fare. Rimane fermo Scauri, 35-42. Dall'altra parte Salerno, Sanna appoggia Verpaci, scappa via letteralmente alla Cuzzi che non lo tiene in alcun modo. Gallo già dall'altra parte, poggia proprio sul pivot. Granata in solitaria può appoggiare su Gallo, si allarga Moretti, Gallo prova a puntare su Maggio, va al tiro, rimbalzo di Tortù. Sanna già dall'altra parte, alle prese con Granata, larga dal lettone, potremmo dire così, poi Gallo gli strappa via il pallone. Pallone verso Granata, Laguzzi pesca un buon pallone, poi sfera toccata fuori da Maggio, fuori Paci, dentro Leggio. Non altissimo il minutaggio di Paci quest'oggi. Quasi 10 minuti per lui in campo su 24 giocati. Granata dentro il pallone. 37-42. Può ripartire Gallo in difesa perché Maggio sta portando il pallone dall'altra parte, arriva Diomede a chiedere sfera, servito Tortù avanti per Leggio e qui Laguzzi si è praticamente addormentato per strada, infatti entra Casoni, mentre Gallo recupera un po' di secondi. Menduto chiama lo schema ai suoi ex coach di Battipaglia, mentre Longobardi va al tiro ma è già fermo il gioco. Fuori Laguzzi, dentro Casoni. Rimessa che sarà di Gallo, si fa vedere Granata. C'è rimorchio Moretti, Longobardi praticamente dai e vai. Gallo penetra il gancio a cercare Granata, cerca la tripla lui, il ferro, poi rimbalzo e Di Maggio può ripartire con calma, subito in avanti in verticale su Diomede. Pallone conquistato da Maggio, possesso invertito con Gallo che aveva archionato la sfera, non l'ha lasciata per nulla al mondo. Pallone torna al Salerno. Sanna la gioca per Maggio, si gira e tira Diomede, ferro non lo premia, sfera fuori e rimessa che sarà di Longobardi che mette in movimento Gallo. Gallo, non scopri che comunque si tiene in scia a Salerno, 37-44, sono 7 punti di distacco. Va Longobardi al tiro, trova il ferro, si era buttato dentro Granata, non ha trovato però la via del contatto con il pallone, mentre si è formata la nebbia all'interno del palazzetto. Parte Maggio, già dall'altra parte lo accompagna Gallo, minutaggio convincente quest'oggi per lui. Arrivati in prestito da Napoli, mentre Tortù subisce fallo da Longobardi. Ora due tiri a disposizione, un Gallo che ha giocato praticamente quasi 21 minuti sui 25 messi giù in cui dalle due squadre. Tortù, pallone che non entra. Seconda possibilità a disposizione per il numero 0, mentre rientrerà adesso Laguzzi. Dentro questa volta il tiro di Tortù, fuori Longobardi, dentro Laguzzi.
Maggio prova ad approfittare, per poco non ruba un bellissimo pallone. Rimane in attacco la squadra ospite. Gallo organizza lui con calma, recupera metri di campo dai Vego Moretti. Dalla Guzzi, servito, prova a girarsi, di lui il fallo da parte di Tortù, secondo fallo commesso da Tortù, tolta ai danni di Laguzzi. Gallo, quasi una serie di punch ball in aria con i giocatori che spesso volentieri impattano tra di loro. Moretti ancora per Gallo, prova la penetrazione in fase discendente, poi Laguzzi riesce a mettere dentro, scappa via da Antonaci. Fuori sia Leggio che Paci al momento per la squadra ospite. Maggio cerca di Tortù, si ferma, taglia tutto il campo per Diomede che cerca la tripla dentro, il pallone per lui, non è riuscito a chiudere il varco. Raguzzi parte Gallo, 39-48, più 9 per gli ospiti, mezzo per Casoni, allarga per Moretti, va al tiro da lunga distanza, mette dentro la tripla, recupera Scauri in questo frangente, 42-48. Maggio, passaggio per Sanna, Sanna fondo, anzi no, fallo è commesso da Granata, diciamo che Sanna ha allargato il braccio, non d'accordo coach Fabbri. Primo fallo di Granata che va fuori dentro i ciotti. Poi da giocare da quest'altro lato del campo, Diomede la gioca per Maggio con un spasso per il numero 22 che sfrutta il blocco, poi Tortù, Diomede sotto per Antonaci, Antonaci si fa largo sulla Guzzi, poi spara via un pallone con il tempo che era finito. Tocchi serve per Moretti, va al tiro da 2, Ferro là sotto, c'è il palo di Sanna su Casoni, libera di disposizione allora del numero 23 che può portare Scauri in scia. Vedeva il pallone Moretti, riesce a giocarla su Casoni, 18 libero adesso con i ciotti, secondo il pallone, appoggio fuori per Moretti, manda a vuoto Maggio, c'è libero Casoni, pallone intercettato però, nulla a fare per Scauri che scarica tutto il tempo a disposizione senza tirare, ripartenza che sarà per Sanna. Maggio subito dall'altra parte di Diomede a cercare di accelerare, Antonaci per il proprio playmaker, Tortù si è liberato di Amete, ha una buona tira, tiro da 3, infatti piazza un'altra tripla, mai lasciarlo libero in quella posizione. Ciotti, mentre adesso il divario è risalito a 9 punti, si gira Casoni, Ferro, Tortù chiede il time out, coach Fabbri, entrerà Longobardi. Tortù, passaggio quasi no look, Casoni si prende il pallone, c'è la stata forse un piede, Gallo servito di Ciotti, anzi Laguzzi, cercare Casoni, mezzo per Moretti, i Ciotti, bisogna tirare, ci prova Casoni, Ferro spedisce via il pallone, si arrabbia, coach Menduto,
Maggio pronto dall'altra parte, 1.52 a giocare. Diomede, e qui c'è il fallo da parte di Gallo, mentre rientreranno sia Ciman che Longobardi. Fuori Gallo e Casoni. Qui coach Fabri coglie l'occasione per spiegare a Casoni la giocata precedente. Bonito lo scavo tra la tripla di Diomede, ma non è la prima che mette da lì Diomede, non sarà forse neanche l'ultima. Un 4 su 26 impietoso nei tiri dai 3 punti per Scauri contro l'8 su 16, 50% per la squadra ospite. 13 su 26 dal perimetro interno e 11 su 21 per il Salerno. Questa è la media, 4 su 5, 5 su 7 sui tiri liberi per Scauri e Salerno. Entrambe con un errore o poco più dai liberi. Sanna 3 secondi per tirare, qui sbaglia il passaggio per Maggio, non si intendono i due, chiede scusa Sanna. Un 1.35 51 a 42. Ovviamente per gli ospiti Moretti. Scauri che tornerà già nella prossima giornata a giocare in casa per la doppia casalinga. Stavolta arriverà il Costa d'Orlando. Poi ci sarà l'ultimo turno dell'anno solare 2018, il 30 di dicembre contro il Napoli. Vigilia di Capodanno al Palo da Sport praticamente. Tanto non entra questo pallone, Picciotti non riesce a tenerlo. Moscovi che in caso di sconfitta perderebbe due posizioni in classifica, perché Napoli che era a 8 punti ha vinto contro il Palermo, risultato già acquisito. Tanto Sanna va a mettere dentro, mentre la Tiber di coach Sabatino sta facendo un partitone a Caserta. Al momento è passato avanti il Caserta, ma sono sul 51 a 50, mentre qui Maggio va a insaccare un bel canestro. Chiamato il time out la coach Fabri, ma praticamente Scauri in bambola, 42 a 54, che diventa 42 a 56, e ferma la squadra di casa con le quattro frecce. Non trova soluzioni né offensiva né difensiva a questo punto, perché ha subito un parziale di 9 a 16 in questo quarto, che potrebbe essere determinante sull'economia della gara. Adesso ci vuole un ultimo periodo veramente all'arrembaggio per lo Scauri. 37 secondi per chiudere questo terzo tempo. Termina il time out, di nuovo in campo le due formazioni. Partirà con Moretti, Policiotti che recupera secondi, Moretti, il pallone per lui, ritorna su Ricciotti, da largo Longobardi, Longobardi, Ciman, Laguzzi e Moretti, oltre Ricciotti in campo, va Moretti, buona la redazione di Ricciotti, sotto per Laguzzi che va a mettere dentro, sale a 44 Scauri, con 13 secondi a disposizione per chiudere il quarto, attacca Salerno, Diomede, passaggio a cercare Antonaci, poi il tiro di Sanna, dentro la tripla per lui, che finisce ancora di più Scauri, 44 a 59,
pesante il parziale che punisce Scauri. Ultimo quarto, Salerno lo inizia sul 44-59, più 15 di vantaggio. Pallone per Ricciotti. Moretti, lo scambio con il capitano, va il numero 5. Cerca il movimento dei compagni, poi trova la Guzzi, si fa largo Gallo, quella da Ricciotti, va al tiro Ricciotti, il ferro, poi franano in due in aria, pallone conteso, sfera fuori, ultimo tocco di Salerno. Pallone che sarà da giocare per Scauri con 14 secondi a disposizione in attacco. Andati a terra Sanna e Longobardi. Si asciuga il parquet. Parte con Gallo per Moretti, lo palla per Gallo, poi Laguzzi si prende il pallone, Longobardi lotta sotto, prova ad appoggiare, non trova il canestro, riparte Maggio dall'altra parte, appoggia su Sanna, poi Tortù, ancora Maggio, lo scambio luce tra i due. Giopalla che porta Sanna in possesso di sfera, larga per Zumbel, alla fine Tortù conquista bene questo pallone, Longobardi in qualche modo mentre è rimasto il giocatore a terra, Moretti già dall'altra parte non riesce ad appoggiare, Zumbel si prende il pallone, poi blocca tutto perché Tortù era rimasto a terra, si era poi rialzato il giocatore del Salerno, ma gli arbitri hanno preferito bloccare il gioco. Pallone che ripartirà allora dal lato per la squadra ospite. Entrato poi il pallone da Gallo, si gira la sua volée, pallone che entra ma trova il fallo di Zumbel. Quattro cinquantanove, Gallo lì dalla lunetta, ancora Gallo mette dentro, 1-2, parte Zumbel, con 2 ancora Zumbel, che stoppata di Laguzzi che mette fuori. Giocherà Sanna, classe 88, giramondo potremmo dire così, belle esperienze per lui, Cecina, Ortona, Fossombrone, intanto c'è il fallo su Tortù, rimane in attacco Salerno, 8-19, 45-59, che non cambia. Scauri ha messo dentro un punto fin qui, 0 ne ha messi dentro la squadra ospite in 2 minuti di gioco. Tortù per Maggio, penetra Zumbel, mette dentro, parte allora Ricciotti, però sembra aver alzato bandiera bianca Scauri, un po' nulla contro questo Salerno.
che sta per passare sul parquet del Palo a Borrelli. Ovviamente gli obiettivi stagionali sono diversi tra le due formazioni, ma ovviamente fare bottino in casa è una cosa a cui tutte le squadre tengono. Dentro Casoni, fuori Longobardi. Pallone giocato per Gallo, poi Ricciotti. Va Ricciotti, nulla da fare per lui. Sanna va a appoggiare, mette dentro. 45-63, rischia l'imbarcata Scauri. Time out chiesto da coach Enrico Fabbri. Chiesto il time out, si torna in panca. Sette minuti e 21, 45-63. Mentre Menduto va a ragionare con i suoi. Espulso Longobardi. Espulso, viene espulso Longobardi, deve lasciare il campo. Esce tra gli applausi Longobardi. Arrabbiatissimo giocatore di Scauri, ma non sono d'accordo, perché francamente è uno che non si ferma mai, e anzi contestare un giocatore come Longobardi vuol dire contestare chi veramente sta spendendo per questa maglia. Fatto sta che non ricomincia il gioco da parte dei due direttori di gara, ne paga le conseguenze Longobardi, ma spesso i giocatori si devono estraniare da quello che è il pubblico e il tifo. Sembra essersi ristabilita la calma parziale, però c'è la calma, c'è intanto amarezza per lo nel pubblico di Scauri, dovrebbe aver perso questa gara, persa, mancano 7 minuti e 21, però francamente Salerno è di un altro stampo, non, si può tentare l'impresa contro queste squadre, ma ci si riesce a fare l'impresa solo nel momento in cui squadra, pubblico, società, si rema tutti dalla stessa parte, e in queste condizioni si rischia addirittura di non salvarsi neanche. Se queste sono le il modo di fare. Si ricomincerà allora con Gallo, che avrà a disposizione un libero in solitaria. Pallone che non si insacca, Serata no. Seconda possibilità per Gallo, poi se la palla al lato. Dentro il pallone per lui. Fa 1 su 2, 46-63. Adesso è il turno di Maggio dall'altra parte. Sembra quasi un allenamento
a gioco fermo. Maggio mette dentro. Seconda possibilità per lui. Fa il 2 su 2 Maggio e pallone che torna al lato per Zanna. Zanna a battere il pallone per Tortù. Zumbel prova la penetrazione su Gallo. Passaggio fuori, poi Tortù. Maggio va al tiro sulla sirena, praticamente riesce in qualche modo Scavoli a riconquistare palla. Può ripartire Diciotti. Diciotti appoggia su Gallo. Buono il pallone per Laguzzi, dentro la sfera di Laguzzi. 48-65, 6-48 da giocare. Va a passeggio Maggio con la sfera, l'appoggio su Tortù. Il gancio è preda di Antonaci che mette dentro. 48-67, quasi surreale il clima, con qualcuno che va via già 6-27, manca una vita, ma Scavri deve ripartire da qui, deve ripartire da questa sconfitta che poi è, come diciamo, è preventivabile contro una squadra del genere, anche perché quando non ti inizi a girare le cose bene, a quel punto va tutto male e rischia. Di Maggio forse fa un po' troppo con la palla, va a appoggiare, non trova il canestro. Casoni riparte per Ricciotti, per Moretti, va al tiro murato da Zanna. Maggio taglia subito avanti proprio per Zanna, va a passeggio Zanna con la sfera, poggia fuori Maggio. Prova la penetrazione Maggio, deve ritornare sui propri passi. Chiama lo schema il numero 22. Zanna, tiro, non trova neanche il ferro. Allora Laguzzi, riparte Diciotti. Va al tiro, playmaker, mette dentro. 50 Scavoli, 67 Salerno. Più 17. Pallone verso Tortù, poi Zumbel, si perde un attimo il pallone, Maggio, poi Casoni, aveva rubato il pallone ma tocca di piede. Nulla da fare per lui. Sfera che sarà giocata da Zanna. Tortù poggia su Maggio, va Maggio, poggia lo stesso numero 0 che porta a passeggio avversari, poi appoggia su Zumbel, il tiro dentro. 50-70, più 20 per Salerno. Ricciotti, finché c'è stata gara Scauri c'era, qui Ricciotti appoggia fuori. Venduto manda in panca Zanna a giocarsi il pallone, il numero 11 Melchiorri che torna in campo. Tanto Casoni poggia dentro. Ma Tortù per Maggio. Zumbel. Zumbel. Qui Scauri rischia addirittura di prendersi una squalifica. Allora recuperato Laguzzi. Buona la sua giocata. Laguzzi che appoggia poi per Ricciotti. Va Moretti a giocarsi la sfera, non la fa fare, Gallo va al tiro lui, trova una bella tripla
tre punti che valgono il 55-70. Recupera Metri Scauri, recupera in punteggio. Pallone giocato da Sanna, Tortù, gancio ancora Laguzzi, recupera un ottimo rimbalzo in avanti, in verticale per Gallo. Poi pallone che torna nella zona di Casoni. Gallo, giro palla, Moretti, Moretti che riesce a seguire per Casoni, ma va oltre la linea del campo. Il giocatore di casa, nulla da fare per lui. ...55-70, time out in panca. Le due formazioni. Sicuramente Salerno porta via due ottimi punti che lasciano macerie a Scauri, ma è da qui che bisogna ripartire probabilmente, magari con più tranquillità, magari con più calma. Vedere una tribuna in subbuglio con tifosi della stessa squadra che discutono non è una bella situazione, mi spiace, ma non è questo lo spirito scaurese, non è questo lo spirito dei tifosi, purtroppo. Bisogna vedere le proprie responsabilità e poi ripartire da zero. In campo a Tata, va fuori Casoni, quindi Gallo, Atata, Ricciotti, Moretti e Laguzzi. Diomede l'appoggia su Melchiorri, va Maggio, giocatore che ha dimostrato di essere di altra categoria anche stasera. Diomede prova a sfuggire via Gallo, c'è il fallo su di lui. Signori, qui siamo al cospetto di una squadra che punta a vincere il campionato, eh. 15 punti di distacco tra Scauri e questa squadra ci possono essere. Asciugato il parquet, 2 minuti e 40 per chiudere questa gara che sicuramente non entrerà nella storia del basket Scauri, o potrebbe entrarci, chissà. Maggio per Diomede, il tiro, il ferro. Non è giocato da Gallo, va a metterla dentro Gallo. 57-70, 13 punti di distacco, riparte Maggio. Diomede l'appoggio su Tortù, va al tiro, commette fallo su di lui Atata, due libere a disposizione di Tortù. Tortù riesce a mettere dentro, sale al 71 la squadra ospite. Secondo tiro che si insacca, 57-72. Pallone giocato per Gallo. Va Moretti, cerca la tripla, trova i tre punti. 59 Scauri, 72 per gli ospiti. Maggio gioca bene il dev, vai con Diomede. Ora Diomede in possesso palla, si gira bene Tortù, commette fallo su di lui Gallo. Quinto fallo per Gallo che deve lasciare il campo, entra Granata. La gioca Maggio per Diomede, si
possesso di palla per lui, cerca il varco, 1:29 da giocare. Tortù salito in cattedra in questo finale di gara, rimbalzo di Atata, buona recupera palla Ricciotti per Granata, si torna ancora da Ricciotti, terzo tempo di Ricciotti, quasi non esce il canestro per lui. Secondo fallo per il giocatore del Salerno, mentre Granata viene catechizzato da coach Fabbri. Tiro di Ricciotti dentro, 60-72, ancora un tiro a disposizione. Il ferro, poi Ricciotti conquista il pallone verso Granata, cerca la tripla, dentro il pallone per lui. Giocherà Maggio, 63-72. Maggio Diomedi viene in avanti, Salerno che quando alza i ritmi trova belle giocate. Ricciotti gioca dall'altra parte, becca una gomitata, sì, possesso invertito, si ferma Ricciotti a terra con Maggio che ha beccato una bella gomitata. Moretti, nulla di grave, il coach Fabio si lamenta ai danni di del direttore di gara perché Moretti ha beccato una bella gomitata, poteva entrare utile nell'azione di gioco. Tortù per Maggio, va a giocarla Maggio, l'arbitro blocca tutto, deve uscire Moretti, dentro Sciman. Purtroppo quando un giocatore perde sangue deve andare in panca. ...28 secondi, ha poco da dire questa gara, si attende solo il finale. Non è giocato per Maggio, Diomede subisce fallo, anzi commette fallo. 21 secondi per abbassare il gap per Scauri. Non è giocato verso Ricciotti, la penetrazione da parte di Ciman, l'arbitro blocca tutto, ha visto un fallo. ...13 secondi, lo Scauri che adesso dovrà fare a meno anche di Longobardi nella prossima partita, che espulso dal campo verrà squalificato probabilmente, quindi si perde una bocca di fuoco contro Costa d'Orlando che è un'altra squadra da tenere sott'occhio alla portata di Scauri. Ma lo Scauri con Longobardi, forse questa sconfitta col Salerno peserà il doppio a questo punto. Si perde un ottimo elemento virtualmente ovviamente, ma credo che sia così, che poteva far gioco per quello che sarà la prossima gara. Intanto Granata va a caccia del pallone, intanto commette fallo nel giocare il pallone Maggio, tornando nel proprio campo. ...5 secondi per chiudere questa gara, 64-72, punteggio fin qui, tornato tutto nella norma,
Baciman, il tiro da lunga distanza, non trova il pallone dentro, poi Atata mette dentro due punti, si becca gli ultimi applausi di questa gara, 66-72, Scauri perde contro un bellissimo Salerno quadrato, ma Scauri ha dimostrato di esserci, di essere lì a rimorchio e forse con un Longobardo in più il divario non sarebbe stato così ampio, forse sarebbe stata un'altra partita, chissà, se e ma. Onore a Salerno che continua la marcia nella parte alta della classifica, attenti alla classifica perché cambia in questa settimana e cambia di abbastanza male per Scauri che torna nella propria dimensione, torna tra le squadre che devono salvarsi dopo le boccate di alta classifica, di alta quota. Io ringrazio Tiziana Palombi che ha guidato le riprese della nostra partita e Ligna che torna sul parquet. Coach Fabbri, secondo me Scauri ha giocato una grande partita contro questo Salerno, andando a vedere quelli che sono nomi e pretese da parte dei due roster, secondo me stasera Scauri ha giocato una bella gara. Dovremmo dirlo anche per Reggio Calabria, che a fine partita sia lo staff tecnico che tutta la società, i giocatori hanno fatto i complimenti a noi perché hanno detto all'arbitro stesso che era a vedere la partita, ha detto che vi ho visto, avete fatto una grande partita, e lo stesso è stato con Palestrina penso e con Caserta laggiù, perché abbiamo la partita dopo loro spremendosi hanno perso, quindi io credo che questa squadra stia dando sempre il massimo. L'unica partita e ci dobbiamo recriminare è quella in casa alla Tiber, ma onestamente se vai a vedere anche il roster della Tiber rispetto al nostro, come nome è più forte. Ora questa non deve essere una scusante, ma se a inizio anno diciamo che l'obiettivo di questa società è cercare di mantenere la Serie B, non è nascondersi, ma è dire ho la squadra per arrivare dal nono all'undicesimo posto, che io poi onori il campo in ogni partita e cerchi di vincere, è la normalità. Noi siamo usciti dal Reggio Calabria, dalla Luis, da Palestrina, dalla Tiber, e anche oggi ho la rabbia di non aver vinto, perché alla fine potevamo forse riuscirci, ma se non ci riusciamo non è che non lottiamo, non ci proviamo, allora dobbiamo essere coerenti con quello che è la reale obiettivo di questa società dichiarato da inizio anno, che ci dobbiamo salvare e che ci poteva stare anche i playout. Se ogni domenica che noi perdiamo facciamo i processi all'allenatore, ai giocatori, allo staff, alla società e a tutti, è inutile, diventa una sacca dove lavorare è difficile per chiunque. Allora oggi dobbiamo essere coerenti con quello che possiamo fare. Noi ce la mettiamo tutti, ma ci vuole la mano da parte di tutti, perché se ogni giorno ci dicano che non siamo buoni, che non andiamo bene, che non siamo preparati, addirittura stasera pure che non abbiamo fatto la preparazione atletica, cioè siamo proprio a toccare ogni cosa, sono cose spiacevoli. Lasciamo perdere questo capitolo, è meglio. Perché la cosa importante, non si capisce qui, tutti quanti, i ragazzi non sono le differenze di stipendio di questi con i miei sono enormi, e noi abbiamo abbracciato questo progetto perché veramente crediamo di portare fino in fondo, ma il nostro obiettivo lo sappiamo qual è, ogni domenica lo possiamo apprendere con due punti, ma oggi Salerno ha rischiato, non so se era andato a un supplementare o un Napoli, noi siamo partiti e siamo andati là facendo una grande partita, dobbiamo vedere la realtà dei roster e di quello che siamo noi e sostenere questa squadra perché riesca a fare l'impresa. Se questa squadra non si capisce che fare una grande partita a Reggio, a Caserta, con Palestrina, in casa un Salerno non basta, si creano delle grosse problematiche, poi tutto il resto viene da solo, ma non si può pensare qui, dobbiamo ritornare un attimino nei piedi in terra e sapere che quest'estate c'era un punto di domanda grande quanto questo palazzetto, che è dell'iscrizione. La società con tanti piccoli sponsor ha veramente messo l'anima a cercare di fare, e veramente qui Emanuele, Roberto, Antonio, Massimo, Paolo, tutte le persone che hanno veramente provato a superarsi. Ora, tutte le domeniche non può essere questo, non deve essere questo e non va bene, dobbiamo ritornare ad avere la ragione. Domenica c'è capo Costa d'Orlando, molto probabilmente giocherò senza il mio giocatore più importante, e questa è la cosa che mi preoccupa. Quello è stato un autogol praticamente. E noi ci siamo fatti pure come quello, per far dispetto alla moglie, gli fa le corna, si taglia le palle, noi stasera ce le siamo tagliate tutte e due senza nemmeno pensarci. In più c'ho Ciman che c'ha un problema grosso all'anca e Ricciotti sta recuperando da un infortunio, quindi cioè
rimaniamo lucidi, sono io lucido e lucido la mia squadra, rimaniamo lucidi, perché se no c'è il rischio. Io faccio complimenti a Salerno che ha fatto una grande partita, però noi non abbiamo mollato un attimo, cioè, e c'era altre squadre con quello che è successo sarebbero andate spento, chiuso, perso tutto, 20 al sotto e a casa, invece noi abbiamo lottato, segno che questa squadra ci tiene, quindi spero che si chiariscano tutte le cose e soprattutto di riuscire a recuperare Andrea il prima possibile. Diciamolo che è tondo, la vera partita è domenica prossima, quella è importante per Scauri. Ma era importante, sono importanti tutte, però poi dobbiamo sapere quali veramente dobbiamo riuscire. Sono tutte importanti, però io dico, con Salerno devi fare l'impresa, invece con Costa Orlando ti devi giocare la gara, perché quella... giocare la gara, ce la dobbiamo giocare anche con o senza qualcheduno, al massimo con tutto quello che abbiamo.